Presidente, bellissima chiesa del 1700 di Nicosia, che è questa chiesa di Sant'Alogero, dove appunto si sta svolgendo questa bellissima mostra, che stanno ospitando la mostra di Mirio Reni, e questo splendido quadri. Mirio Reni, vi accenno soltanto, che è stato questo pittore in collaborazione con un pittore anche di Nicosia, Randazzo, ma tutti i particolari e anche la motivazione di questa mostra e anche la sua continuazione solidale vi daremo spiegazioni con il presidente della Prologa, che è Charlie Lamotta. Allora, ci spiego un po' questa mostra, perché è stata voluta, fa parte di un progetto, c'è anche Franceschini, quindi è una cosa interessantissima che noi dobbiamo conoscere e sapere, anche visitare, perché è bellissima. Sì, l'arte aiuta l'arte. L'arte che è in questo caso esposta in questa meravigliosa cornice, che è appunto la chiesa di San Calogero, sta aiutando quello che è una parte del territorio italiano che è stato pesantemente colpito appunto dal sisma del 2016. Ad Ascoli Piceno. Ad Ascoli Piceno, sì. Le opere esposte sono un simbolo, una testimonianza non solo dell'immenso patrimonio artistico italiano, ormai riconosciuto a livello mondiale, ma anche di quel patrimonio artistico che in ogni paese, in ogni città rischia di essere dimenticato. Quindi noi attraverso questo progetto stiamo mostrando a tutti quanti appunto il nostro grande patrimonio artistico, che non deve essere dimenticato, ma anzi valorizzato e curato. Quindi fa parte di un progetto che ha voluto anche il ministro Franceschini. Sì, il progetto è un progetto a livello nazionale. Il ministero è piaciuto molto e ha trasformato appunto il progetto di questa mostra in un progetto pilota, proprio perché lo scopo solidale di questo evento debba essere un eco per tutta l'Italia, non solo per Nicosia, il suo territorio, il territorio regionale, ma per tutta l'Italia. Quindi continuerà, avrà una sua appunto evoluzione. Sì, la mostra continuerà, sarà una mostra in itinere, ancora non conosciamo la prossima destinazione, però già ci stanno lavorando. Un attimino, io chiedo cortesemente di far luce appunto su questi bellissimi quadri. Sono uno appunto, si chiama San Benedetto Abate, l'altro Annunciazione e l'altro ancora Il Beato Bernardi. E ci racconta un po' questo incontro di Reni con il pittore Randazzo di Nicosia? Sì. L'incontro non è casuale e soprattutto la location non è casuale, anche perché la chiesa di San Calogero è stata affrescata interamente dai fratelli Randazzo. Uno dei due fratelli, Filippo Randazzo, per un periodo della sua vita ha studiato a Roma, lavorando in una bottega di un altro maestro, e all'interno di questa bottega innanzitutto fa conoscenza con Giacinto Brandi, appunto l'autore del San Benedetto e del Beato Bernardo. In quel periodo entrambi i maestri hanno la fortuna appunto di conoscere il maestro Guido Reni. Quindi in un certo senso all'interno di questo contenitore abbiamo fatto rincontrare dopo 500 anni appunto tre grandi maestri dell'arte italiana. Bene, velocemente, perché abbiamo poco tempo, io vorrei sottolineare che qui dove noi calpestiamo questo terreno, questi pavimenti, che purtroppo barbaramente e selvaggiamente sono stati rifatti così, sotto ci sono delle catacombe. Sì, ci sono delle catacombe che poi sono state riutilizzate appunto. Quindi la chiesa è più vecchia del 1000, cioè è sì, datata... la chiesa è molto, quindi, la chiesa è molto più vecchia. Quindi sarà di quale periodo? 1400. 1400.
L'ultima cosa ancora, abbiamo questi bellissimi cassettoni con questi quadri qui che ci sono, sì, sono sempre di Randazzo. Sì, sono sempre del punto dei fratelli Randazzo, dove vengono in questi quadri, in queste scene appunto vengono raffigurati i momenti salienti della vita di Gesù Cristo. Il tutto poi viene impreziosito appunto da questo meraviglioso soffitto a cassettoni, che appunto è un soffitto ligneo.